Ciao uomini nudi e benvenuti su The Sims 4. Siamo ormai arrivati all'episodio 68 e tutto questo è bellissimo. Vedere ancora voi così attaccati a questa serie mi fa un piacere che voi non ve ne rendete conto. Allora, andiamo su comunità, hashtag per Dark, e andiamo a vedere chi prendere oggi. Quanta gente! Vediamo. Oh là là! Ma siete tantissimi! Oggi entrerà a far parte della mia serie Lampada di TrexRobot77 che mi dice: per Dark, ciao, mi chiamo Paolo. Ciao TrexRobot, nonché Paolo. Il tuo mino ora entrerà nella mia serie. Salva. E andiamo a selezionare un'altra persona. Costa di Fedenica02 che andiamo subito a salvare. Andiamo, andiamo. Dai Coppola. In casa Skyline. Youtuber. Che potrebbe anche avere un senso. Direi di mandarli qui perché sono solo in quattro. Dai, dai, vai a convivere. Secondo maschio in casa Diavola. Oh, chissà. Ed ecco i nostri due nuovi personaggi che si apprestano ad entrare in questa bella casa. Entra così, a bomba. Andiamo a vedere. Ciao! Odiamo il pallone, tutte e due. Ragazzi? Ciao a tutti! Il treno! Dai! Ah, voglio tamburellare. Come vedete è entrato Federica Costa e Paolo Lampada. Paolo Costa e babbucce, però spacca di brutto, devo dire che è un personaggio molto particolare. Io ti darei una ripassata che te ne assegni sul diario. Ma addirittura. Dai, ma le mie di palle? Non ne parliamo mai delle mie palle. Voi dite sempre no al calcio, no alle palle, no al baseball. Insomma, basta che non ci si parli di palle. Meglio l'immondizia. Ma come? Anche dei libri. Ho un dito nel... No, vabbè, volete un tramezzino? Hai cambiato idea in fretta, eh? Ed eccoci qui, giustamente dopo pochi secondi dall'entrata, lui sta già parlando con lei perché... abbiamo già capito perché. Sai, io ho un ranocchio tutto verde, però lo tengo nascosto nelle grandissime mutande che mi ritrovo. Vorresti vederlo, vero? Ti va di fare un selfie? Selfie? Lui giustamente sta guardando, ma Bert non è tanto felice. Dice: babbo, porca puttana, io ci ho messo una settimana e non me l'ha data questo qua appena arrivato. Brutta merda. Lo odia. Ho messo in pausa perché i due che stavano parlando amorevolmente si stanno un attimo scontrando. Ma la cosa particolare è lo sguardo di Bert, the big Bert, che li guarda e dice: sì, non se la farà neanche lui, stronzo. Lui non te l'ha data, ma fatti i cazzi tuoi, stiamo parlando amorevolmente. Senti, io ho delle bucce di banana sempre messe in certi posti particolari, se vuoi te le potrei far vedere tutte. Sì, ma sono grosse, proprio come un pagliaccio che spunta fuori da una scatola, grosso come una casa, cacchio. Ti andrebbe un cocktail con me? Vedi che vuoi bere, brutto briacona? Ti ha toccato una tetta però, zozzone. Che tubone, ragazze, che tubone. Vorrei vederlo anch'io, mi hanno detto che è grosso come un comodino. Ma è poco, è un siluro. The Big Bert che dice: a me le palle non me le tocca nessuno. Questi fanno foto, fanno cose. Però anche voi, basta foto. Ma hai visto, mi hanno detto che è come un treno. Poverino, lo vedo, lui dice: ma andrà male, mica se la bacerà. No! E invece sì, mi dispiace Bert, ma Paolo è appena entrato e spacca tutto. Lo so, non è facile da accettare, lui è appena entrato, me ne... No! No, non te la prendere, dai! Ho visto un fantasma che ce l'aveva più grosso del suo. Addirittura, ma era ovvio! Beccati questa rosa, però stavolta l'avevo comprata prima, l'avevo messa sotto giubbotto, È caldo, Ti potrei dare una mano... No! Di già! Te pareva. Diavola è già lì pronta a ficcheggiare. No, beh, detto così però... Come si può dire? Fa fichi fichi. Che hanno già fatto? Lui è contento, sta parlando di testicoli, mentre lì... E vanno di nuovo, ragazzi. No, mi hanno detto che è tipo un aspirapolverino. Pochi watt, niente di che. Lui è contento, gode tanto. È immondizia, l'avevo detto io. Ma tanto la tua palla non la prendo. Che dolce che sei. Io avrei una fame pazzesca. Sentite, per me lui è una sottiletta. Ma io non ci starei, E tu? No, io no! Perché guardi me? Io sono maschio! Se vuoi vieni a letto con me, no? No, si è girata. A letto con me! A letto con me! Ma che palla! Ma non parliamo mai di palle! Guarda, non vado neanche volendo con lui a ste mutande orribili. Ma secondo te potrei mai stare con uno con delle mutande del genere? Ma me le cambio!
Ma neanche, guarda, non mi fidanzerei con lui neanche se, guarda, paga. Ragazze, guardatemi! Sì, Vi va adesso? Che schifo le mosche. Ma no, ma come? Dai, sono nudo! Mosche, piccole palle. Ma no! Ma di che cosa state parlando? Vi do dei soldi, insomma, fatemi far bella figura. Ma io ho anche delle manette che tu, guarda, non te le puoi neanche immaginare. E lui la ride così. Io ho studiato per fare certe cose. Chiacchierone! Ma dai, non lo prendete in giro, porca. Vuoi una rosa? Gli manda anche i bacetti lui. Io mi sono tolto i vestiti apposta. Neanche con i guanti. Salamino. Dito nel... No, no. Basta, quel dito te lo metto... No, ecco, giustamente lui ha appena sentito dito nel... È scappato, è giusto, è giusto. Paolo, ho detto lampada, ma quanto cacchio fai? Oh! E che? Sozzate assurde, veramente, stanno facendo un rumore boia. No, vanno tutti... Oh, abbiamo visto il pistolino! Sì, yeah! Ho fatto ginnastica, porca puttana, è grosso! No, volevo dire piccolo, niente di che, signorine. Potrei fare molto meglio. Ma non ha il tubone! Vabbè, è inutile, adesso non è che dobbiamo prenderlo in giro, Voglio dire, ognuno ha il tubo che si ritrova. Scusa, Federica. Federica. Visto, ho fatto ginnastica. Sì, passabile. Oh, ma devi guardare me quando lo faccio. Mi sto cagando addosso. Sì, è caldo, io di più, te lo assicuro. Ma che belle mani che hai. Beccati una rosa, bella sudata. Le altre due stanno guardando e dicono: certo che ci prova come un orso, proprio. Ma come un treno, corre, lui corre. Ma mica correrà in tutto così. No, no, vabbè, oh. Che pernacchia, questo è il mio cuore che brucia. Uno shuttle con una pallina piccola, però. Ma come? Non ho solo una pallina. Ma siete delle bastarde. Voi ancora non avete capito, la vostra è solo gelosia. Chi disprezza compra, ricordatevelo. Noah sta chiamando un dinosauro. No, chi sta chiamando? Ora Riccardo ha da fare. No, gli ha tirato pacco, poverina. Oh, ce l'ha fatta. Grande Bert. Oh, gli altri due hanno finito. Era ora. Dove è andato? Lei che dice che puzza. No, la vasca no. Ma dai, non fare così, lavati. Bert invece ormai ci sta provando e sta facendo gesti inequivocabili. Te lo do, sì che te lo do. No, vabbè, ma non dire così. Dai, ma ti sembra il caso di dirmi una cosa del genere? Loro due si guardano e dicono: vediamo se ce la fa. Immondizia! Ma no, perché? Hai un bel sorriso tu però. Cagami! Guarda, mi sono messo nudo. Ti prego, posso darti un abbraccio, ok? Ascolta, ti devo chiedere una cosa molto importante. Ti andrebbe di, insomma... Schweppes! Dai! No, ma sempre in questo letto, però, Bert, non è il caso. Lei è appena arrivata e lui via! La battezza così! Ed è Big Bert con Federica, ci sta dando, così, come se non ci fosse un domani. E Noah, qui, lasciata da sola a guardare un programma orribile dove le donne palleggiano e poi si fanno male, si ammazzano. E lui dice: che figura di merda, e non sono Emilio Fede. E vai! Una casa assurda anche questa. Dai, dillo a tutti, dillo, come sono stato? Sì, a parte i baci, com'era? Un tamburo! Ma come un'autovettura, tipo in folle? O insomma, ha messo anche la seconda, la terza, la quarta e poi la retro. Ma guarda, non lo so, mi ha pagata per dire queste cose. Ma no, ma non dire che... Allora ho ragione che immondiziazza. Sì, ti devo dire proprio. Ma sei una merda, comunque ti mando della litosi, così impari. Tamburo. Non c'ho mica la penna io, Ma basta parlare del tubone degli altri, insomma, neanche l'hai ancora conosciuto. Dai, è vero, ci potrei giocare, andiamo a conoscerlo. Ma è un po' tardi, sono le 2 di notte, non so se te ne rendi conto, anzi le 3. Senti, io ti farei arrestare, veramente, continui a guardarmi il culo da quando inizio a parlare. Vabbè, ma che c'entra, non è vero. Ciao. Non iniziare a parlare cose difficili. Io ho visto entrare, se volere, 2 colpi. Ma è appena entrata, intanto presentati. Che cazzo, mi puoi dire a una persona appena entrata: ah, ti do 2 colpi? Ma davvero lo faresti? Mi useresti tipo un joypad? Ma proprio mentre uno gioca a COD quando è incavolato nero. Ma ti do la lingua di Menelik. Che volere? Oh, non capire. Oh,
Non male. E ora guardate dopo il bacio uno sguardo triste del povero Bert. Molto triste. Senti, sei carino, insomma, si potrebbe fare cose particolari. Vuoi un massaggino? Sì, tu fare. Oh, sì, bello. Meglio di quelle dove andare di solito. Ti andrebbe un po' di Schweppes? Dare tante legnate, vieni. No, poverino. Beccati questo. No, povero Bert, no. No, l'ha beccata completamente, piange pure. Dato due colpi. Dai, ha fatto anche il saltino. Non per dire, ma lei guardate come cazzo sta messa, molto felice. Mi tratti da immondizia? Dai, non fare così, volevo vedere il tubone. Ora niente sarà più come prima. E non dire così che ti metti i pollici giù. Un salame in un corridoio. Sono arrivati qua a casa Lucius, c'è Paolo Lampada che ci sta provando abbondantemente con la moglie di Lucius, quindi io mi preoccuperei nel momento che arriverà lui a casa. Paolo Lampada ci sta provando con la moglie di Lucius. No, non ci credo. No. 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 Gli sta trombando la moglie a Lucius, così impara a non esserci mai in casa. Mi dai un pollice in su per la, insomma, prestazione? Sì, dai, te lo meriti. No, signor Lucius, guardi, sono Bert, lei è Federica, e c'ha della crema sul naso. Volevamo salutarla, sa, i dolci fanno male. Sì. Lei si è sposato, brutta storia. Non guardate là dietro cosa stanno facendo. Ragazzi, dovreste smetterla, veramente. No, non è il momento di fare ste cose. Sa, signor Lucius, noi la guardiamo spesso, sì, sì. Sì, mi potresti pagare con dei gioielli, per esempio. Magari sarebbe cosa gradita. Gli manda pure i bacini lei per tenerlo qua. Che palle. Sentite ragazzi, io ho sonno, vorrei andare a letto. Ma no, 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 le manette, io la manetto qui. No, non vada a letto, insomma, letto è per i vecchi. Lei mica è vecchio, è giovane, signor Lucius. Vabbè, se proprio insiste, allora noi ce ne andiamo. Basta, è stato bello. È andato a lavorare, che culo, non li ha beccati. Bene, andatevene, andatevene. Anche tu torna a casa, no, non fare il cazzone. Ciao. Anche se in questa puntata devo ammettere che il signor Paolo Lampada ha infilato altro che spade nella roccia. Quindi un salutone grandissimo a tutti quanti voi ragazzi. Spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. E alla prossima. Ciao belli.